Dopo il vicepresidente Garbellano della provincia, un caro amico di vecchia data, naturalmente Giovanni Rondinone, attuale assessore all'agricoltura e all'ambiente della provincia di Matera. Assessore Rondinone, pronti per una promozione delle eccellenze agroalimentari della provincia di Matera in Italia e nel mondo. Lei si è attivato, ora naturalmente presente anche con il programma Concilio Vagando in Italia, anche la provincia di Matera, ma quali sono le novità dall'assessore al ramo per quanto riguarda l'agroalimentare? Sapevamo qualcosa per quanto riguarda il Borgo Albergo nella collina materana, ci vuoi accennare qualcosa? Sicuramente la produzione di eccellenze nel campo agricolo e nel campo dell'artigianato ha necessità di avere luoghi dove poter far gustare questi prodotti e luoghi dove poter far vedere come questi prodotti vengono realizzati e come la natura e la sapienza dell'uomo riesce ancora a trasferire grande bontà ai nostri prodotti. Uno dei luoghi che si sta realizzando per consentire proprio la vicinanza di chi attraverso i nostri luoghi ai luoghi di produzione è questo Borgo Albergo di San Mauro Forte, che è città regia e che ha delle residenze di grande pregio non solo architettonico ma anche storico. Quindi un luogo dove il turista può venire a risiedere nella nostra comunità e poter apprezzare non solo il valore architettonico, storico e ambientale dei nostri luoghi, ma soprattutto assaporare le grandi prelibatezze del nostro sistema agricolo e del nostro sistema della ristorazione. Assessore, un paniere di prodotti tipici, naturalmente che noi con Itinerari Agroalimentari Italia, il nostro magazine, sempre più seguiti, intanto ringraziamo sempre gli amici all'ascolto. E soprattutto le eccellenze enogastronomiche della collina materana hanno bisogno di un'azione di promo commercializzazione che lei, che il nuovo programma 2003, ci sta avviando. Sì, abbiamo necessità di promuovere, abbiamo necessità comunque di fare rete, nel senso che stanno emergendo anche sempre in maniera più robusta alcune presenze sul territorio. Naturalmente abbiamo necessità, per la dimensione che hanno queste aziende, di fare rete per poter stare su settore, più che su settore, su mercati più ampi, e quindi questo è l'elemento su cui si sta lavorando adesso in sinergia anche con alcune iniziative della Regione Basilicata.